crescita delle relazioni e delle partnership tra imprese marchigiane e degli Emirati Arabi, consolidamento delle relazioni istituzionali e tra territori, focus sull'Expo 2015 e 2020, concrete opportunità bilaterali di sviluppo, ulteriore impulso all'interscambio commerciale tra Italia ed Emirati Arabi. Sono le principali tematiche del Business Forum Italia-Emirati Arabi Uniti, organizzato alla Rotonda Mari di Senigallia nell'ambito delle marche Endurance Lifestyle 2014. I think it has worked very well between the two sides. It started... Penso che i risultati siano stati eccezionali. L'Endurance è cominciato come un piccolo evento, in questi tre anni si è trasformato, è diventato un grande evento, ci ha dato la possibilità di capire la Regione Marche, di capire qual è il ruolo della Regione Marche all'interno dell'Italia, di capire quali sono le opportunità di business che possiamo avere fra la vostra regione e il nostro paese. Abbiamo capito soprattutto l'importanza del settore privato, delle piccole e medie imprese nella vostra regione. Siamo stati in grado di stabilire buoni rapporti sia dal punto di vista delle relazioni sia dal punto di vista dei rapporti economici fra il nostro paese e la vostra regione. Nel triennio 2011-2013 l'export marchigiano verso gli Emirati è cresciuto di un valore superiore al 55%. L'obiettivo è intensificare sinergie tra Italia, le Marche e gli Emirati Arabi, incentivando lo sviluppo delle attività economiche ed industriali tra operatori di un territorio ricco di eccellenze come quello italiano e aree in forte crescita come Dubai e gli Emirati Arabi, promuovendo i progetti di sviluppo internazionale. Innanzitutto noi abbiamo un rapporto che vogliamo consolidare con il Medio Oriente e con gli Emirati. E nell'ambito di queste relazioni vogliamo anche utilizzare Expo 2020, connettere elementi per costruire il futuro, che sarà il tema di Dubai. E in questa prospettiva oggi abbiamo una riflessione sul significato delle esposizioni universali, che non sono più momenti di approfondimento delle tecnologie e delle tecniche come era nel secolo scorso, ma sono soprattutto riflessioni sugli aspetti di vita vissuta. A margine del Business Forum, il ministro delle Infrastrutture Lupi ha confermato l'impegno del governo per il completamento dei lavori sulle principali arterie delle Marche. Stiamo lavorando, stiamo facendo dei passi avanti concreti sull'uscita ovest di Ancona. La convenzione ormai è diventata operativa, adesso si deve passare come in tutta Italia dalle convenzioni e dalle risorse destinate alle realizzazioni. Per quanto riguarda la quadrilatero, speriamo entro la fine di luglio di dare anche un segnale molto concreto di finanziamento per le ultime risorse che possano permettere di completare la realizzazione della quadrilatero. L'edizione 2014 del Business Forum è stata organizzata a Senigallia nell'ambito dell'operazione Rinascita a seguito dell'alluvione che lo scorso maggio ha colpito la città. Il ministro Lupi ha riferito che nel prossimo Consiglio dei Ministri verranno discussi provvedimenti diretti alle città colpite da calamità come Senigallia, anche tramite l'estensione delle agevolazioni sulla casa.